Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di IF News. Domani, 1 maggio, festa dei lavoratori. Una giornata dedicata proprio al lavoro che dovrebbe essere trascorsa riposandosi con gli amici e la famiglia. Un riposo che invece non spetta a quanti domani saranno costretti a lavorare, primi fra tutti gli occupati dei centri commerciali. La denuncia arriva dai sindacati. Sentiamo. Il 1 maggio, simbolo da celebrare e da rinnovare continuamente, rischia di diventare un appuntamento di routine che rischia una retrocessione, un appannamento. Di quale insegnamento possono giovare i giovani sottooccupati degli ipermercati, i cui gestori commerciali sono lanciati ad esasperare un consumismo lasciando anche domani, 1 maggio, aperte le strutture? Se lo chiedono i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL, dopo la festività del 25 aprile scorso, che aveva già scatenato polemiche per la scelta dei direttori dei due centri commerciali Iblei di aprire le strutture, a cui si era risposto di boicottare i centri per quella giornata, una campagna che la Triplice ha sempre portato avanti, adesso arriva il problema del 1 maggio. Mentre i negozi del polo commerciale di Modica resteranno chiusi, così come è accaduto per la festa della Liberazione, a Ragusa i due centri commerciali hanno adottato politiche diverse. Il centro commerciale Bleo infatti resterà chiuso, il centro commerciale Le Masserie invece sarà aperto, così come alcuni supermercati e ipermercati della provincia. E alle dichiarazioni della triplice sindacale, il direttore del centro commerciale Le Masserie, Vincenzo Trischitta, risponde: il lavoro dei sindacati è fare rispettare i contratti lavorativi, non di intervenire sulle scelte di apertura e chiusure dei centri commerciali. A questo punto conclude: cosa facciamo? Chiudiamo anche i ristoranti? E si è concluso con la consegna degli attestati ai partecipanti il workshop fotografico Arte e Passione nel Digitale, che si è svolto da venerdì a domenica proprio a Comiso. Vediamo il servizio. 3 giorni di incontri e di iniziative per gli amanti della fotografia. Si è concluso domenica sera Arte e Passione nel Digitale. L'evento promosso dall'associazione Axolute per 3 giorni, dal 27 al 29 aprile, a Comiso. Si sono svolti incontri, dibattiti, conferenze sull'arte della fotografia e del digitale. Ma i 3 giorni in particolar modo sono stati dedicati al workshop organizzato dal fotografo Mimmo Basile, che in pochi giorni ha cercato di illustrare ai ragazzi che hanno partecipato al corso alcune delle tecniche per scattare fotografie che siano vere e proprie opere d'arte. Splendide le location del centro storico, scelte come luogo per gli scatti. L'intento è quello di condividere la mia esperienza fotografica. C'è un gruppo nutrito di appassionati alla fotografia, così come lo sono io, al di là che poi tratti la fotografia a livello professionale, però dicevo, questa mattina sono nato proprio da amatore, da quella grande passione che ho sempre avuto e che ho ancora per la fotografia. Quindi stiamo cercando di creare delle situazioni per poterle poi tecnicamente affrontare al meglio. E sul workshop della fotografia che si è tenuto a Comiso vi proporremo nei prossimi giorni un nuovo speciale a cura della nostra redazione. Ci spostiamo adesso a Vittoria, una serata per festeggiare i primi 20 anni dell'Università della Terza Età della città ipparina. La manifestazione per celebrare l'anniversario dell'associazione si è svolta sabato al Teatro Comunale. Vediamo. L'Uni3 di Vittoria, punto di riferimento e di aggregazione per la città, sabato scorso ha festeggiato il 20° anniversario della sua fondazione. Nel corso di una manifestazione che si è tenuta al Teatro Comunale, l'Università della Terza Età vittoriese ha tracciato un bilancio delle tante attività svolte nel corso degli anni, fin dalla sua fondazione, quando il 29 aprile del 1992 ha organizzato la prima conferenza sull'origine della vita. Per la Presidente Uni3 Sara Brullo Giavatto, l'associazione ha svolto il ruolo di pioniera della crescita culturale della città. Noi abbiamo iniziato con un altro presidente, con Gemino, che ha portato a Vittoria l'Uni3, e da quel momento abbiamo lavorato facendo di tutto, cultura, attività ricreative, e abbiamo avuto docenti universitari, abbiamo avuto docenti di liceo molto brave. In 20 anni noi abbiamo rivoluzionato la cultura di Vittoria. La serata di festa per l'Università della Terza Età si è tenuta nell'ambito della seconda manifestazione provinciale Uni3, alla quale hanno preso parte i presidenti delle varie Uni3 e la consigliera nazionale dell'associazione Pina Guccione Lisi, che è anche presidente Uni3 di Catania. Ha avuto grande fortuna l'Uni3, non per niente in Italia ce ne sono 330 sedi Uni3, e questo fa significare che l'importanza è sicuramente tanta. Speriamo che vada sempre meglio,
che abbia sempre nuovi adepti, che dia soprattutto nuovi servizi. Durante la serata sono state consegnate delle targhe ricordo. Inoltre si sono esibiti in concerto il soprano Gonca Dogan accompagnata al pianoforte dal maestro Stefano Sanfilippo. Prima dell'esibizione del duo è salito sul palco il coro dell'Unitre di Santa Croce Camerina, che ha anche intonato l'inno dell'associazione. Abbiamo un coro che esiste appunto da quando è stata fondata l'Unitre e generalmente quasi ogni anno viene invitato dalle varie Unitre provinciali e anche extra per cantare, per dare un po' di allegria alle varie attività. Giovannella Spina Barbagallo, presidente regionale del MOICA, il Movimento Italiano Casalinghe, sarà ricevuta domani mattina al Quirinale dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La presidente siciliana delle Casalinghe è componente della ristretta delegazione ufficiale del MOICA, che guidata dalla presidente nazionale Tina Leonzi sarà a Roma in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro per il tradizionale incontro. È stato il presidente Napolitano a volere fortemente la delegazione del Movimento Italiano Casalinghe per rappresentare il lavoro domestico, alla stregua del lavoro dipendente che sarà rappresentato dalle delegazioni dei sindacati nazionali. È stato presentato ieri mattina a Vittoria il libro Giù a Sud dello scrittore Pino Aprile. Vediamo com'è andata nel servizio. Un libro per raccontare il riscatto del Sud nei confronti del Nord Italia. Questo è l'obiettivo di Giù a Sud, scritto da Pino Aprile, autore anche del bestseller Terroni. Un viaggio nelle regioni del Meridione alla ricerca delle esperienze positive che potranno rilanciare l'Italia. Il libro è stato presentato domenica mattina a Vittoria dallo stesso autore Pino Aprile, durante una iniziativa promossa dal Movimento Democratico Territoriale. La condizione di subalternità del Sud, che significa subalternità economica, subalternità della struttura produttiva, subalternità politica, subalternità persino intellettuale, nel senso che il genio meridionale vale molto meno della mediocrità settentrionale, almeno, o del genio settentrionale, per non far torto a chi produce del buono. Adesso una notizia che riguarda il Consiglio Provinciale di Ragusa, che oggi in apertura di seduta ha commemorato Pio La Torre a 30 anni dalla sua uccisione con un minuto di raccoglimento. Successivamente è stato incardinato il conto consuntivo 2011, l'atto è stato votato a maggioranza favorevolmente con l'astensione della consigliere del PD Barone. Galizia, consigliere del PDL, ha proposto il rinvio del Consiglio al 10 maggio alle ore 16 per la definitiva approvazione del conto consuntivo. La proposta di rinvio è stata votata all'unanimità. E vi ricordo che oggi alle 21 andrà in onda un nuovo appuntamento con 15 minuti con. Oggi 30 aprile si parlerà proprio di Pio La Torre, ucciso dalla mafia 30 anni fa. In studio gli ospiti saranno il segretario del PD di Comiso Gigi Bellassai e l'attrice Tiziana Bellassai. Con questa notizia si conclude qui il nostro TG, vi do l'appuntamento alle prossime edizioni.